Senti, comunque non è tardi, no? Sì, veramente sì, perché sono un po' preoccupata perché mio padre è un tipo un po' apprensivo e quindi mi aspetta sempre... Secondo me se comunque se mi conoscesse si fida sicuramente. Beh, questo sta a lui deciderlo. Senti, stavo pensando comunque, dopo una settimana un bacio sulle labbra me lo merito, voglio dire. Guarda, io ho dei genitori molto apprensivi e vogliono che, insomma, prima di affidarmi a una persona anche a livello fisico la devo conoscere meglio, no? Non pensi che... No, ma non dico, cioè, voglio dire, a livello fisico. Cioè, un bacio sulle labbra non penso che sia... Non sente, non sente. No, sai cos'è? Che magari si affaccia, ci vede. Mio padre, guarda, è un tipo che è gelosissimo. Ma l'1 è un quarto. Ma guarda, pure con mia sorella fa cosa. Mia sorella è più grande di me. Ma c'è che tuo padre è come tutti i figli. No, guarda. Magari poi col tempo maturerà per conto suo. È inutile che me lo chiedi, poi è brutto quando uno lo chiede. Sì, però è una settimana che io ci provo, ma non è. Sono sincero, cioè, questo è proprio, te lo chiedo, un bacio sulle labbra. Non è che. Ok, poi un bacio sulle labbra, non è che voglio fare. Io penso che un bacio sulle labbra non è che... Buonasera. Come mai? Stava salendo. Senti, io diciamo che no, non ero d'accordo. Poi, parlando con tua madre, mi ha convinto. Il bacio sulle labbra glielo puoi dare. Se proprio non te la senti, mo scende mia moglie e glielo dà, veloce. Io bacio la labbra? No, basta che levi la manda al citofono. Vabbè, notte. Ci sentiamo domani? Possibile che la notte.